Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento della rubrica Aibe Liguria On Air. Oggi la nostra ospite è Chiara Fagiolani. Chiara non necessita di grandi presentazioni, ma insomma oggi la introduciamo qua come neoeletta nella direzione della rivista Aibe Studi, che è il tema sul quale ci concentreremo oggi. Concedetemi la possibilità di ringraziare ovviamente la Biblioteca Universitaria di Genova che ci ospita sui suoi social e direi che partiamo con questa breve intervista e questo contributo grazie a Chiara. Chiara, entriamo subito nel merito, direi. Aibe Studi, allora abbiamo aperto la nostra rubrica parlando di Bibliotece.it, di un'altra rivista in open access rivolta ad un pubblico molto particolare, ovviamente a addetti alla materia. Continuiamo con Aibe Studi, che però ha una doppia valenza, cioè è sì una rivista, anche questa in open access, con un livello di un certo tipo, rivolta ai bibliotecari e agli addetti, come dire, alle scienze biblioteconomiche, ma in realtà poi è rivolto anche ad un pubblico, se vogliamo, più ampio di specialisti della materia, ricercatori, studenti, eccetera. Allora, questa nuova redazione che si è inserita da pochissimo di fatto, continuità e nuove prospettive rispetto a quanto è stato proposto finora. Beh, intanto Valentina, grazie per avermi invitato. Un invito che molto gradito mi rende felice e un saluto e un ringraziamento anche a tutti i soci di Aibe Liguria. Naturalmente nel fare questa intervista sono anche abbastanza emozionata, come tu dicevi, perché ho appena intrapreso, no, se vogliamo, questo incarico della direzione scientifica di Aibe Studi che il Comitato Esecutivo Nazionale dell'Associazione Italiana Biblioteche mi ha affidato e l'ho accettato naturalmente con grandissimo orgoglio e con grande entusiasmo. Come puoi immaginare, come tutti potete immaginare, anche con un po' di timore, nel senso che avverto un grande senso di responsabilità e sono però al contempo confortata dal fatto, dalla consapevolezza di andarmi a inserire in un contesto, in un gruppo di lavoro già consolidato, con una grandissima esperienza e in particolar modo perché avrò al mio fianco Anna Galluzzi che condivide con me la responsabilità della direzione, che è una studiosa che stimo moltissimo. Che è una mia carissima amica alla quale mi lega veramente un sentimento di profondo affetto. Tra l'altro, diciamo, in questi mesi in cui abbiamo cominciato a lavorare, ormai è già da un po' che abbiamo intrapreso questo passaggio delle consegne, ho trovato un grande punto di riferimento anche nel precedente direttore, ovviamente, in Paul Gabriele Weston, che mi ha supportato, incoraggiato, dato moltissimi consigli e quindi quello che io ho provato a fare è portare, diciamo, il mio punto di vista, avvalendomi però della grande esperienza di tutti. Allora, la prima considerazione, una parola che tu hai citato prima, è sicuramente tradizione, no? Io se dovessi dire il lavoro che andremo a fare, diciamo, con questa nuova direzione, è sicuramente quello di lavorare da una parte, tenendo in grande considerazione la tradizione profonda di Aibe Studi. Io se dovessi dire che cos'è per me Aibe Studi, direi che è sicuramente uno strumento fondamentale per chi fa ricerca nel nostro settore. Per me almeno è stato così, è stata proprio una pietra miliare, come dire, un elemento fondamentale della mia formazione. Aibe Studi ha naturalmente una storia che andrebbe richiamata e i tempi che abbiamo a disposizione non mi consentono di farlo in modo puntuale, però insomma mi fa piacere ricordare che nasce da un'esperienza degli anni 50 persino, no? Di Notizie Aibe, bollettino dell'Associazione Italiana Biblioteche, che poi è diventato il bollettino di informazioni che ha accompagnato l'associazione fino agli anni 90, quando poi inizia la storia del bollettino Aibe e la sua trasformazione nel 2012 in Aibe Studi. È una rivista che rappresenta un punto di riferimento, come tu hai detto molto bene, per i professionisti, ma anche per gli studiosi. E questo è un elemento che definisce, secondo me, in modo molto profondo l'identità della rivista, per esempio rispetto alle altre riviste del nostro settore.
rispetto alle quali naturalmente secondo me il ragionamento da fare non è mai quello, diciamo, di considerarle dei competitors, ma nell'ottica più che altro di moltiplicare le esperienze, le possibilità di, come dire, di crescita, di approfondimento del lettore, no, ovviamente, ma questo è già stato detto dalla collega Fiammetta Sabba in una sua intervista che avete fatto assieme, che ho visto molto apprezzato. Dunque, noi andremo poi nell'editoriale in uscita sul primo numero del 2020 che prevediamo per fine mese, stiamo molto lavorando, diciamo, intensamente per mantenere questa tempistica. Prevediamo un editoriale nel quale con Anna Galluzzi abbiamo descritto tutto quello che abbiamo intenzione di fare a breve termine. Vi dico però, e mi fa piacere poterlo raccontare qui, che è solo l'inizio di un processo un po' più lungo che intendiamo un po' spalmare nel tempo, di evoluzione, di trasformazione, perché è il tempo in cui viviamo che lo richiede. Sì, no, e questo, come dire, ci dà davvero anche la cifra di come lo accennavi tu poc'anzi. Questa è una rivista che nasce come il bollettino dell'associazione, ma in realtà poi ha acquisito una configurazione che risponde alle necessità sì dei ricercatori, degli studiosi, delle materie legate alla biblioteconomia, sicuramente alle esigenze del socio AIB che lì trova alcuni approfondimenti indispensabili per la propria professione, ma è uno strumento essenziale per qualsiasi bibliotecario. E proprio su questo, come dire, vorrei un pochettino più insistere anche con te, perché davvero la trasformazione e il passaggio che tu poco fa hai evidenziato ci dà anche un'idea di quanto questa rivista continua ad essere un laboratorio che recepisce anche le nuove istanze, le nuove richieste da parte non solo dell'associazione. Ecco. Assolutamente, assolutamente. È una rivista scientifica. Prima di ogni altra cosa, che fa riferimento naturalmente ad AIB, ma potrei dire appunto politicamente e scientificamente indipendente, e quindi che lascia ampio spazio al dibattito, alla riflessione a 360 gradi. Proprio avendo in mente questo professionista studioso, noi nell'editoriale, lo anticipo, lo chiamiamo il nostro lector in fabula, no? Facendo nostra un'espressione ben nota di Umberto Eco. Perché? Perché è proprio il lettore che insieme all'autore, dal nostro punto di vista, co-crea il contenuto. E quindi una grande riflessione l'abbiamo fatta proprio su questo, cioè chi è il lettore oggi, di che cosa ha bisogno? Io credo che la particolare situazione che abbiamo vissuto in questi mesi, e magari dopo, se ci sarà modo, spendiamo anche qualche parola su questo, ci abbia fatto vedere chiaramente che c'è bisogno di un dibattito, di una riflessione, di un confronto molto profondo. In questi mesi tutti abbiamo partecipato, forse quotidianamente, penso si possa dire, a webinar, seminari, no? Questo non è un dettaglio, cioè c'è bisogno di confronto. Io ho avvertito questo in tantissimi contesti. Io per prima sento proprio il bisogno di leggere cose che mi facciano pensare in un modo diverso, forse anche con una proiezione verso il futuro, anche se personalmente io non amo molto le previsioni, non mi sento capace di fare previsioni, però mi piace invece lasciarmi andare all'interpretazione, cioè provare ad analizzare quello che accade, anche a interpretarlo con strumenti diversi. Allora, proprio nella logica di coniugare tradizione, no? Non vorrei dire innovazione, ma trasformazione, abbiamo pensato di intraprendere, come ti dicevo prima, qualche modifica, no? Intanto, è utile ricordare che AIB Studi è una rivista di fascia A dell'ANVU, questo non è un dettaglio. Non è secondario. Non è secondario, è un riconoscimento di grande prestigio che è stato conquistato, diciamo, nella direzione di Giovanni Di Domenico e che noi dobbiamo continuare a mantenere. Quindi io credo che la fascia A sia sì un'eredità, ma che vada conquistata giorno dopo giorno e mantenuta. Quindi questo significa stare dentro alcuni parametri, avere grandissima attenzione verso alcuni temi molto rilevanti. Naturalmente quello della qualità, e quindi un processo di peer review, ma io non entro ora nel merito di questi aspetti perché
insomma, sono molto noti. Noi diamo grandissima attenzione a questo processo di peer review, a un grande processo di revisione con la redazione su diversi passaggi, quindi insomma è un lavoro sicuramente impegnativo, e naturalmente anche la puntualità. In questo senso quest'anno cerchiamo di fare uno sforzo avendo una calendarizzazione molto molto precisa, con l'idea di uscire con i tre numeri, dicevo, adesso a giugno con il primo, dopo l'estate con il secondo e probabilmente credo a gennaio 21 con il terzo. Questa è un po' la tempistica che abbiamo immaginato. Per fare questo, lo strumento fondamentale è, come metodo, è sicuramente la progettualità. Progettualità in che senso? Nel senso di mettere ordine, organizzare le cose in maniera logica, ma usare anche esperienza e creatività per ottenere il miglior risultato possibile. Dicevo, Hype Studi è una rivista di fascia A, è anche una rivista d'accesso aperto, altra caratteristica fondamentale. Per questa ragione abbiamo pensato di rendere, come dire, autonoma nella sua identità la redazione web, che verrà coordinata da Ilaria Fava, che ha iniziato appunto la sua attività recentemente. Abbiamo pensato che fosse importante dare un'autonomia a questo piccolo gruppo di persone, ma devo dire estremamente motivato, perché quello è un lavoro che secondo me, secondo noi, va fatto all'insegna della ricerca. Quindi sì, il lavoro redazionale, ma sempre con un'attività di ricerca per capire quali possono essere delle soluzioni migliori, pensando allo sviluppo di questa rivista anche negli anni. Abbiamo pensato anche di intraprendere qualche modifica rispetto alle sezioni che caratterizzano la rivista, le sue rubriche, quindi per esempio due rubriche che sono già nella storia della rivista, Osservatorio e Il Libro, avranno una responsabilità precisa. Questo sempre nell'ottica della progettualità, cioè noi vorremmo che per esempio la rivista Osservatorio, che è naturalmente una rivista che va a potenziare molto l'aspetto dell'internazionalizzazione, possa avere in ogni fascicolo di Hype Studi sempre un contributo. Questa sezione verrà curata da Simona Turbanti, qui vengono ospitati articoli inediti di studiosi e bibliotecari di altri paesi, e quindi quello che vogliamo fare è perseguire con maggiore sistematicità, semplicemente, cioè non è un'innovazione, ma appunto l'obiettivo di rafforzare l'approccio internazionale della rivista, e facendoci in qualche modo, diciamo, volendo garantire un contatto costante con il mondo della professione e della ricerca anche fuori dai confini del nostro paese. La sezione Il Libro è anch'essa una sezione storica della rivista, verrà curata da Silvana De Capua, che ha storicamente curato la sezione recensioni e segnalazioni, quindi forte di quell'esperienza, abbraccia questa responsabilità. Perché? Perché anche qui noi vorremmo che per i lettori questa rubrica potesse essere un appuntamento fisso, per approfondire alcune tematiche importanti legate alla pubblicazione di libri che meritano un punto di vista più ampio, più articolato, una riflessione maggiore rispetto a quella delle recensioni e delle segnalazioni. A questo punto recensioni e segnalazioni verranno invece seguite da Desiree De Stefano e Federica Olivotto. Vittorio Ponzani garantisce la continuità nella storica letteratura professionale italiana, che è appunto una rubrica fondamentale, uno strumento di lavoro importantissimo per tutti gli studiosi del nostro settore. L'ultima innovazione, chiamiamola così, rispetto alle sezioni, alle rubriche, è la volontà di proseguire sulla rubrica intersezioni, che è stata introdotta dalla precedente direzione, ma di valorizzare anche ricerche interdisciplinari che vadano non solo a coprire lo spazio delle digital humanities, che sappiamo essere sicuramente oggi molto centrale, ma anche per esempio, secondo me, il posizionamento delle biblioteche come attori fondamentali del sistema libro. Del libro, e quindi anche una riflessione che si apre in modo un pochino diverso con il mondo dell'editoria. Insomma, ci sono varie innovazioni, la volontà di inaugurare la pubblicazione immediata di almeno un articolo, il cosiddetto online first, okay. Che quindi andrà ad uscire, diciamo, per un prodotto
questo perché? Perché noi vorremmo appunto potenziare il dialogo con i nostri autori e con i nostri lettori e quindi non costringerli ad aspettare la pubblicazione integrale del fascicolo. Vogliamo provare a affiancare alla ricezione spontanea dei contributi anche una call, così da stimolare anche i potenziali interessati a proporre contributi e ultimo, naturalmente, questo sempre con il confronto con il comitato scientifico, che è un punto di rivista fondamentale, che è un interlocutore privilegiato per me, per noi, per la valutazione di ogni nostra iniziativa. Io spero di essere stata nei tempi. E devo dire che le novità e comunque sono veramente notevoli, penso anche a questo discorso dell'osservatorio che tu facevi, riuscire a gettare uno sguardo verso la letteratura di settore di ambito internazionale è sicuramente molto interessante, perché non che questo uno oggi non lo possa fare, però avere un focus e una scelta specifica fatta dalla redazione di AIB Studi consente sicuramente di centrare di più l'attenzione, quindi questa mi sembra una novità, ma quelle anche le altre che hai elencato sicuramente di effetto e che vanno ad arricchire moltissimo la proposta che AIB Studi ha fatto finora. Ecco, io credo che complice di queste innovazioni in parte sia stata la situazione del lockdown, e direi che con questa pillola finale poi chiudiamo la nostra intervista. L'ho chiesto un po' a tutti: come il lockdown ha ridefinito, riposizionato, che cosa ci ha insegnato, cosa ha insegnato la redazione di AIB Studi, cioè questo passaggio che è stato sicuramente un passaggio epocale, perché lo dicevi anche tu, siamo stati tutti impegnati in moltissimi webinar, in moltissimi momenti di confronto. Che cosa ha voluto dire per AIB Studi? Allora, devo dire che nel recepire questa tua domanda, il ragionamento mi viene spontaneo estenderlo al nostro settore in generale. Okay, quindi non tanto alla rivista, perché certo la rivista, noi l'abbiamo notato in questi mesi, abbiamo avuto tutta una serie di proposte molto legate a quello che sta succedendo, e naturalmente il numero che uscirà a fine mese presenta vari contributi che in modo più approfondito, più lieve, diciamo, fanno riferimento a questa esperienza così straordinaria e così drammatica che abbiamo vissuto. Quindi mi sento più di fare un ragionamento generale. Che cosa ci ha insegnato? Beh, allora, intanto credo che per ciascuno di noi sia stato un momento profondamente introspettivo, umanamente intendo, no? Personalmente quello che questo periodo mi ha insegnato è proprio il desiderio, la necessità di tornare a studiare e in un modo diverso. Non che io abbia mai smesso, diciamo, no? Tutti noi credo che non abbiamo mai smesso, fa parte del nostro DNA, ma sicuramente è necessario ripensare anche al mondo delle biblioteche, dell'informazione, no? Al mondo che riguarda appunto la rivista AIB Studi con occhi un pochino nuovi. Io ho letto tanto in questi mesi, e una parola ricorrente che domina un po' la riflessione è riposizionamento. Non so se sei d'accordo, però sì, mi è capitato di leggere tanto, no, di un ipotetico riposizionamento delle biblioteche. Come prima ho già detto, non mi piace lasciarmi andare a previsioni, perché non credo poi, tra l'altro, che siamo nel momento per poterlo fare, forse troppo a ridosso, no, di questo momento così particolare. Però è sicuramente utile invece pensare a porci delle buone domande, quindi non saprei dare delle risposte, ma forse delle buone domande sì, e le buone domande riguardano probabilmente un tema che a me personalmente sta molto a cuore, ma credo un po' riguardi tutti noi, cioè un'analisi profonda dei bisogni del pubblico. Non lo so se stiamo assistendo o assisteremo a una trasformazione antropologica, però avremo bisogno di studiare e di guardare i comportamenti del pubblico, e penso al pubblico delle biblioteche, ma penso anche al pubblico, ai lettori, agli studiosi, no, in modo nuovo.
Un altro tema che penso possa essere molto rilevante per le biblioteche è sicuramente, e questo lo dico soprattutto grazie a un confronto che mi è capitato di fare in questi mesi, anche diciamo come membro della Commissione Nazionale AIB Biblioteche Pubbliche, no? Quindi un grande lavoro di rapporto e di dialogo con molte biblioteche in Italia. Dicevo, un grande tema, oltre a quello dei pubblici, è quello della comunicazione delle biblioteche, non intesa, attenzione, come mezzi di comunicazione. Troppe volte, secondo me, assistiamo a questa confusione, cioè come se imparare la grammatica, per esempio, dei social network fosse la soluzione di alcuni problemi in termini di comunicazione. Io personalmente non la vedo così, credo che quello sia semplicemente un dettaglio e che oggi ci sia invece molto bisogno di ragionare su una comunicazione diversa proprio in termini appunto di strategie, di posizionamento, di migliore dialogo con professionisti non del nostro settore, quindi in un vero e proprio scambio. C'è bisogno di ripensare a un concetto probabilmente di biblioteca, che è quello di biblioteca ibrida, cioè ridefinire il giusto mix fra le modalità analogiche e le modalità digitali. C'è bisogno di fare un grande ragionamento sull'economia del digitale, che abbiamo visto in questi mesi aver subito tutta una serie di trasformazioni. C'è bisogno di pensare forse anche a delle nuove alleanze o alla necessità di rafforzare, diciamo, le vecchie alleanze. E infine probabilmente c'è bisogno di assumere anche un atteggiamento, anzi più che altro un metodo caratterizzato da un po' anche dall'utopia, cioè dal voler immaginare una situazione migliore e capire come realizzarla senza paura. Del resto, in questi mesi abbiamo assistito a quello che pensavamo essere impossibile, no? Sì. Scuole chiuse, strutture chiuse, quindi forse è anche un momento questo in cui l'utopia, a me vengono in mente subito una serie di nomi, no? Munari, Rodari, insomma, ecco, quel metodo lì secondo me potrebbe essere molto molto valido anche per chi lavora come noi appunto nel settore dell'informazione, delle biblioteche, eccetera. Sì, sono sollecitazioni, come dire, che sono giunte in maniera necessaria, mi viene da dire, non perché non si facesse prima della speculazione intellettuale o non ci fosse una riflessione teorica, ma sicuramente questo momento ci ha dato la chance, se vogliamo anche la scusa, per ritornare su alcuni temi, ripensarli e mi viene da dire immaginare anche degli scenari non necessariamente diversi, ma forse leggermente modificati, perfezionati. Quindi insomma, sicuramente è stato per tutti un momento di davvero un po' di rinascita, speriamo di rinascita veramente, ecco. Chiara, io ti ringrazio molto, abbiamo esaurito il nostro tempo, ma è stato molto interessante, insomma, capire davvero come questa rivista evolverà, e a partire ovviamente da un punto estremamente molto alto, e quindi io ti ringrazio molto e rimando ai nostri, come dire, ai nostri soci per il prossimo appuntamento. Grazie ancora e buona giornata. Grazie a voi, grazie.